Avvocato e politico italiano, ma soprattutto atleta straordinario. È stato presidente del settore giovanile scolastico della FIGC, vincitore di innumerevoli medaglie olimpiche e presidente del Comitato Paralimpico Italiano. È con noi alla partita perfetta, Luca Pancalli. È la nostra vecchia presentazione per Luca Pancalli, un ospite di particolare pregio e che ci faceva particolarmente piacere sentire proprio in questo momento, insomma, sia perché siamo in un periodo evidentemente fertile per quanto riguarda la politica sportiva, siamo sotto elezioni, ma anche per avere il suo parere su tanti altri fattarelli del calcio italiano, insomma. Intanto partiamo dai suoi successi personali, insomma, il fatto che il movimento paralimpico in Italia si stia affermando sempre di più, con il suo personale successo del riconoscimento proprio del Comitato Paralimpico Italiano, i successi di Rio de Janeiro, insomma, che hanno oscurato quelli di Londra. Credo che state facendo un grande lavoro in questo senso e la percezione attorno al vostro mondo stia davvero cambiando. La percezione sta cambiando molto velocemente, e questo è il frutto di anni e anni di lavoro. Se siamo riusciti a fare quello che poi abbiamo fatto, sia sui campi di gara, i risultati di Rio che tu poc'anzi citavi ne sono una testimonianza, quindi il livello agonistico che i nostri atleti hanno raggiunto, ma soprattutto quello che siamo riusciti a fare fuori dai campi di gara, in termini di comunicazione, soprattutto anche in termini di promozione e diffusione, insomma, raccontano una storia che parte molto da lontano. Io non vorrei scordare mai che noi, non appena 16 anni fa, eravamo chiusi in un recinto degli indiani, una sorta di ghetto all'interno del grande mondo dello sport italiano. Nella sciatteria terminologica dell'epoca ci chiamavamo Federazione Italiana Sport Disabili, quasi che l'aggettivazione che evocava la disabilità fosse una connotazione che dovevamo portarci dietro. Oggi siamo il Comitato Italiano Paralimpico, ente pubblico, il che vuol dire aver riconosciuto l'interesse pubblico e l'utilità di quello che facciamo. Per cui una serie di azioni che, diciamo, come se avessimo costruito un puzzle lungo questi 16 anni, che però oggi, devo dire, mi dà enorme soddisfazione quando vedo i miei ragazzi, da quelli più noti, Alex, Bebe, ma anche quelli meno noti, ma che sono straordinari campioni al pari di tutti gli altri, avere quella dignità che non ho avuto io quando ero, non mi veniva riconosciuta quando ero atleta io, vedere così come sono ricercati, così come sono apprezzati, il vederli fermati per strada per un autografo significa che abbiamo fatto veramente qualcosa di grande. In questo senso, quanto è stato importante il loro contributo, il contributo dei testimonial, chiamiamoli così, più famosi, ma anche per la loro freschezza, per la loro, penso a Bebe, ma anche per la grandezza morale che ha avuto Zanardi, insomma, per quello che ha rappresentato. Sono fondamentali, sono i nostri ambasciatori del movimento paralimpico, e tutto è capitato, come dire, al momento giusto. Ci siamo trovati in una serie di, come dire, l'allineamento perfetto dei pianeti, nel senso che abbiamo cominciato a tirare la rete rispetto a sforzi compiuti in 15 anni di lavoro, e nel momento in cui abbiamo cominciato a farlo, soprattutto con Londra 2012, ancor prima che Rio de Janeiro l'estate scorsa, è coincisa con degli straordinari personaggi, Alex in primis, che per me è il team leader degli ambasciatori paralimpici, e poi scoprendo delle straordinarie personalità come quella travolgente di Bebe, ma di Martina Caironi, ma di Federico Morlacchi, Assunta Legnante. Ecco, io credo che la loro freschezza, la loro capacità comunicativa sia riconducibile da un lato a quello che loro hanno dentro, perché questi atleti ogni volta che parlano raccontano un pezzo di vita e riescono a farlo emozionando, e credo che se questa sia la cosa più bella del mondo paralimpico, le paralimpiadi rispetto alle olimpiadi. Io ho ricevuto una marea di mail di gente che ci scriveva quando eravamo a Rio e ci diceva: guardate, noi guardavamo le Olimpiadi, io dopo un po', lo ammetto, mi annoiavo, ho cominciato a guardare le Paralimpiadi, non ho mai conosciuto una persona disabile in vita mia, e forse qualche volta ho anche parcheggiato sui vostri parcheggi,
me ne sono innamorato e l'ho fatta vedere tutte ai miei figli. Ecco, probabilmente perché i personaggi del mondo paralimpico, tutto della famiglia paralimpica, hanno qualcosa da raccontare e hanno qualcosa da comunicare che forse si è andata perdendo nel grande circo dell'olimpismo, dove il campione, il campionismo, i manager, gli interessi. Noi siamo più sfigati, più poveretti, ma con tante pagine da scrivere ancora della nostra storia. Prima ha detto una cosa importante, no? Anche dal punto di vista linguistico è stata fatta una rivoluzione. Prima c'era il portatore di handicap, il disabile, quindi una connotazione negativa, mentre adesso tante persone, lei, Zanardi e tutti gli atleti che abbiamo nominato prima, invece hanno saputo trarre il meglio puntando su quelli che sono i loro punti di forza e non su quella che poteva essere la mancanza di una mobilità che prima c'era. Assolutamente. La cosa che voglio chiederle, magari mi metto nei panni di qualcuno che da poco, da tanto tempo, si trova in una condizione di disabilità e magari fa fatica a superarlo o quantomeno a conviverci. Visto che siete anche portatore di un messaggio importante. Noi peraltro questo messaggio tentiamo di portarlo quotidianamente nei luoghi dove andiamo a finire tutti quanti dopo gli incidenti o qualche patologia che ti fa scoprire una seconda vita che a volte può essere anche più bella della prima. Noi andiamo lo dice sempre. Ma guarda che con la maggior parte di noi diciamo la stessa cosa, perché probabilmente, sai, nel momento in cui ti viene tolto tutto hai modo di apprezzare tutto ciò che ti è rimasto. E in fondo la nostra vita e le nostre esperienze ci insegnano prima di tutto questo. E quando noi andiamo nelle unità spinali, negli ospedali, nei centri di riabilitazione con i nostri testimonial, così come abbiamo fatto noi quando eravamo più giovani, eravamo atleti, raccontiamo a questi ragazzi in un letto d'ospedale la speranza. E guardate che la cosa più bella, io l'ho rievocata come la sintesi, l'immagine conclusiva della Paralimpiade di Rio, l'abbraccio tra Monica Contraffatto e Martina Caironi dopo i 100 metri piani. Monica Contraffatto era tornata dall'Afghanistan senza una gamba perché aveva perso la gamba nell'adempimento del suo dovere in una missione di pace. Guarda caso, 4 anni fa era in un letto d'ospedale e guardava Martina Caironi vincere le Paralimpiadi di Londra. E da quel letto d'ospedale, quelle immagini di Londra hanno regalato a lei una speranza. Si è alzata da quel letto e è riuscita ad arrivare a Rio de Janeiro e addirittura a vincere un bronzo con quella che aveva rappresentato la speranza. Ecco, la nostra è una storia perennemente collegata che collega ciascuno di noi in un'ottica e in una visione di speranza. E in fondo è quello che Alex fa, quello che fanno Bebe, quello che facciamo noi quotidianamente, magari oggi chi fa politica, chi gestisce una federazione, chi gestisce qualcos'altro, però tutti siamo collegati dal fil rouge che in qualche modo ci rievoca quel momento di sofferenza perché tutti siamo passati attraverso un ospedale. Prima di passare ad Antonello, che vedo che scalpita, però che sa anche molto di più della sua vita e adesso ci racconterà molti dettagli. Purtroppo vi siete frequentati abbastanza. Reciproco. Però, insomma, per quei pochissimi che non dovessero saperlo, Luca Pancalli è stato uno straordinario atleta. Uno straordinario atleta che era diventato non a caso era un potenziale campione di pentathlon che riunisce tiro, scherma, nuoto, equitazione e corsa, finché a 17 anni, se non sbaglio, un grave incidente proprio a cavallo ha interrotto questa carriera, ma poi ne ha aperta un'altra: frattura delle vertebre cervicali con lesione midollare e paralisi degli arti inferiori. Io recentemente ho letto un libro di Lorenzo Amurri, no? Apnea, che ha raccontato la sua straordinaria esperienza. Poi purtroppo Lorenzo è scomparso proprio poco tempo fa. Ma ecco, sentire nella prosa di Amurri il racconto di quello che è successo dal momento in cui si è svegliato dopo l'incidente e tutto il calvario che ne è seguito mi ha lasciato una traccia molto significativa. Qual è il passaggio che si fa? Cioè, quando è che si decide di tornare a vivere? In che momento? Da che cosa dipende? Non c'è una regola, ciascuno di noi ha un percorso particolare. Dipende pure molto da quanti anni ti capita, che tipo di realtà familiare vivi, come hai avuto l'incidente.
Io nel mio caso paradossalmente è stato tutto molto semplice, perché a 17 anni sei ancora nell'età della come dire, della non, sviluppo, diciamo. un po' stupidotto sei, per cui sì, è vero, è drammatico trovarsi su una serie rotelle, però io da subito ricercai di continuare a fare quello che amavo fare prima, lo sport, quindi avendo avuto nella sfortuna la fortuna all'epoca di trovarmi in Austria, e in quegli anni l'Italia non era così avanzata, lì utilizzavano lo sport nel centro di riabilitazione dove mi portarono, per cui vidi subito che potevo continuare a farlo in maniera diversa, ma lo potevo continuare a fare, e da lì per me è stato semplice. Generalmente però la molla riesce a scattare nel momento in cui prendi coscienza di tutto quello che non puoi più fare, cioè devi avere la consapevolezza che qualcosa non lo potrai più fare, perché è il momento in cui ti rendi conto di tutto ciò che puoi ancora fare. Se non passi attraverso, certo, quella consapevolezza, se speri sempre di poter, come dire, vivere nel ricordo di quello che facevi, probabilmente non vai mai avanti. Però, ripeto, non è una regola, io almeno l'ho vissuta così, molti altri miei amici l'hanno vissuta nei medesimi termini. Oggi molto è cambiato, perché dagli anni 80 ad oggi ovviamente avere un incidente è sempre qualcosa di drammatico. Però proprio la prospettiva di vita è cambiata. Negli anni 80 si parlava di sport per veramente quattro sfigati. Io mi ricordo, insomma, quando andavamo alle Paralimpiadi di Seul, ci fermavano in aeroporto per chiederci, noi dice, ma dove andate? Noi stavamo tutti peraltro con le tute Italia, le borse, dice, andiamo a Seul, e la gente ci rispondeva, ma perché c'è un santuario? Quindi per far capire che cosa era la mentalità di anni fa. Oggi è cambiato, oggi anche nella terminologia, io intenzionalmente ho iniziato a parlare io per primo non più di atleti disabili ma di atleti paralimpici, perché volevo che l'aggettivazione fosse collegata a una dimensione sportiva, non a una dimensione corporea, e piano piano ho educato voi, ho educato la comunicazione, perché certo, io per primo parlandomi poi è diventata normale e tutti parlano di atleti paralimpici. Quindi oggi è cambiato, sono cambiate molte cose, oggi i ragazzi sanno che oggettivamente ci sono delle prospettive di vita, di processi di inclusione e integrazione che 30 anni fa sicuramente erano diversi. Ma io ho avuto il privilegio, perché tale lo considero, di lavorare a fianco di Luca Pancalli quando lui arrivò come commissario straordinario in Federcalcio, dove io ero già da diversi anni. E lui ha firmato, tra le altre cose, una delle decisioni più coraggiose, ha fatto una delle scelte più coraggiose in un momento tra i più avvilenti, forse il più avvilente, il più drammatico, il più amaro della storia del calcio italiano, l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania. Sono 10 anni fa esatti. Esattamente, il 2 febbraio di 10 anni fa. Ecco, noi ci vedemmo quella sera stessa, facemmo riaprire ovviamente la federazione, e Luca decise di bloccare tutti i campionati di calcio e di annullare due amichevoli che la nazionale maggiore e l'under 21 avevano in programma qualche giorno dopo, rispettivamente con la Romania e con il Belgio. Ecco, credo che quello fu un passaggio veramente significativo e illuminante della passione, della volontà di Luca Pancalli di incidere nel mondo del calcio. E io penso che ci sia riuscito, lasciando un segno non secondario, Luca. Come ti ricordi tu quella esperienza in Federcalcio? Ma allora, l'esperienza di quella sera me la ricordo, perché poi l'abbiamo vissuta insieme in maniera drammatica, perché forse la decisione che venne presa paradossalmente fu la più semplice e la più facile di tutte quelle che prendemmo nell'arco del resto del commissariamento, perché era una decisione dettata dal buon senso e dall'essere padre e cittadino. Ancora oggi, quando me lo chiedono, ricordate che noi e io in particolar modo ho fatto quello che qualsiasi italiano in quel momento avrebbe fatto, vedendo quelle scene da guerra civile che avevano determinato non soltanto ovviamente uno schiaffo a tutta la famiglia del calcio italiano, perché non era più sport, ma soprattutto la cosa più grave, tolto la vita ad un poliziotto che era lì nell'adempimento del suo dovere soltanto per garantire l'ordine pubblico a chi poi forse con il mondo del calcio non aveva nulla a che fare.
E quindi noi prendemmo quella decisione, Antonello se lo ricorda bene, veramente di impeto, ma immediatamente, il tempo di parlarne con l'allora ministra Amato, con il ministro Melandri, il presidente Petrucci e comunicarlo alle leghe. Riceveste pressioni contrarie? No, perché fummo talmente coesi e compatti. Secondo me spaventammo pure nella normalità, non nella straordinarietà, certo, nella straordinaria normalità con la quale comunicammo quella decisione, che si spaventò, perché hanno capito che noi eravamo veramente, parlo al plurale perché Antonello la scrive a me, poi io sono quello che ovviamente, per carità di Dio, l'ha presa, ma noi eravamo una squadra in quel periodo che lavorava nel bunker di Via Allegri, perché il periodo non era un periodo semplice del calcio italiano, però difendemmo quella decisione e devo dire che la forza che noi avemmo è di tenere ferma la barra dritta e soprattutto una forza che ci veniva dalla strada, dalla gente per comune. Tra l'altro, Luca, in quel periodo noi abbiamo parlato prima di questa ipotesi che avevi visto sui giornali di Veltroni, candidato alla presidenza della Lega di Serie A. Io ho detto, facendo una battuta, ma una battuta fino a un certo punto, che dovrebbe fare anche un training da domatore se vuole concorrere. Ecco, tu mi ricordo che corremmo insieme a Fiumicino. Quella è da raccontare, dobbiamo scrivere un libro a lui, perché raccontala tu. Allora, noi tenemmo la barra dritta, chiudemmo tutti i campionati, lì ovviamente la comunicazione fu la seguente: non riaprirò fin tanto che non avrò garanzie dal governo che un percorso virtuoso teso a garantire la sicurezza negli stadi sia intrapreso. Uscì poi il decreto Amato sui tornelli, che recuperò il decreto Pisano, insomma si scoprì come tipico italiano che le norme c'erano ma nessuno le aveva mai applicate e via dicendo. Per cui a un certo punto, a distanza di 10 giorni, 12 giorni, io dissi va bene, si può ricominciare perché oggettivamente ci sono i presupposti per continuare a sperare che questo sistema, ripartendo, possa anche aiutarsi a cambiare. Capitò che un pomeriggio c'era una riunione di Lega di A a Fiumicino, noi eravamo in Federcalcio, sapevamo che l'allora presidente Matarrese, Tonino, era un po' in difficoltà nella gestione dei club, perché giustamente nell'ambito di una dialettica democratica la decisione sui tornelli era una decisione che non veniva presa o subita, meglio, dai club a cuor leggero, perché c'era il problema dei costi, è sempre un problema di denaro, chi avrebbe dovuto pagare, gli stadi non sono nostri, non dobbiamo pagare noi, eccetera, via dicendo. Per cui sapevamo che insomma c'era un po' il clima acceso, Tonino Matarrese era un po' in difficoltà, a un certo punto ci guardammo, eravamo nel nostro meeting con i vice commissari Riva e Coccia, ci guardammo e io mi tentavo di consigliarmi se era il caso che io planassi nell'hotel a Fiumicino per tentare di affrontare i club. Antonello dall'altra parte del tavolo disse: conoscendoti so quello che farai. Ecco, bravo, abbiamo preso la macchina, siamo andati a Fiumicino e nella fossa dei leoni e a quel punto io dissi a Antonello: ma mo che gli diciamo a questi? Questi giustamente sono, lui disse, digli quello che ti senti, perché se stai qua devi essere te stesso. Parlai ai club e io soltanto dissi loro che non parlavo come commissario ma come semplice appassionato del mondo del calcio e cittadino, e volendo dir loro quello che mi sarei aspettato da italiano dai club. Vogliamo dire che sei romanista e c'hai un figlio interista invece? No, ma lo dice lui, no? Non confermo. No, c'è mio figlio che è triste da ieri sera, sentivo gli errori arbitrali che insomma che non ci sono stati. Vabbè, questo è un altro punto di vista. Tu sei romanista, perché parla ancora da uomo di palazzo tu. No, adesso sì, tento di essere super parlato. Però insomma i club poi si convinsero e devo dire che da lì oggettivamente partì una stagione nuova, una condivisione di un percorso che poi vabbè forse negli anni si è riperso, però oggettivamente la squadra si era fatta. Ecco, in tal senso Pancalli, sono passati 10 anni esatti, abbiamo detto 10 anni e 4 giorni. Oggi vediamo in Italia anche dal punto di vista di stadio a due velocità, no? Per esempio vediamo lo Juventus Stadium, Udine. Molto molto carino, Sassuolo che è di proprietà anche se non è in piatto vecchio, e vediamo l'Olimpico per esempio qui a Roma che è vuoto, non si vede bene la partita, con le barriere che ormai hanno reso l'Olimpico da
sia Roma che Lazio, da stadio caldo e accogliente a luogo lugubre. Vero, come dicono i poliziotti, che non succede più niente, ma è altrettanto vero che anche se le macchine venisse bloccata la circolazione non si farebbe male nessuno. Ora, da ex presidente della Federcalcio, anzi commissario della Federcalcio, e da appassionato di calcio, io che credo percorso che, è stato fatto? Allora, io credo che si sono perse tante occasioni. Tutto quello che era stato messo sul tavolo e che avrebbe dovuto generare un percorso virtuoso, una riflessione, ma anche una, in termini come dire, di visione, una progettazione e realizzazione di per steps, ovviamente, di lavori, non è stata portata avanti. Vedete, il tema degli stati di proprietà è un tema importante, perché giustamente citavi lo Juventus Stadium piuttosto che l'esempio virtuoso di Udine o il Sassuolo. Laddove tu costruisci uno stadio di proprietà e dai l'opportunità a un club non soltanto di avere il proprio stadio e con questo riequilibrare le proprie fonti di ricavo che sono sbilanciate a favore dei diritti televisivi, differentemente da quello che avviene per la maggior parte dei club in giro per l'Europa, sostanzialmente ti riappropri dell'idea di uno stadio come contenitore più, come dire, più comodo, più bello, più attrattivo, accogliente per chi lo deve vivere. Perché nel momento in cui tu crei un contenitore, un luogo di questo genere, anche il modo di viverlo cambia. Parlavamo prima, per altre ovviamente, temi di educazione e di processi virtuosi. Significa innescare un meccanismo che probabilmente è lento, ma aiuta una crescita culturale del modo di vivere lo stadio. Fin tanto che io vado in uno stadio e trovo le barriere, trovo un assetto, come dire, che non mi aiuta a pensare che sto lì a vivere uno spettacolo sportivo, ma anzi mi evoca l'idea che quelli che stanno al di là di questa barriera sono miei nemici, e quindi istiga a meccanismi psicologicamente che sono perversi ma preoccupanti. Il principio della gabbia della bestia. Esattamente. Cioè, nei casi di stadi di Udine, di Firenze, hanno levato le barriere. Guardate che da dopo i fatti drammatici di Raciti, la violenza si è spostata fuori dagli stadi, certo. Tant'è che il povero Ciro Spagnolo, piuttosto che il Ciro Esposito, scusa, sì. Spagnolo era a Genova, sì, prima ancora di Genova, sono avvenuti tutti fuori dallo stadio, laddove c'è lo scontro tra le tifoserie, ma spesso lo scontro contro le forze dell'ordine, sì, che vengono individuate come il male e il cattivo. Ma lo stadio, all'interno dello stadio, se noi riuscissimo a farne un contenitore di spettacolo e a metterlo nelle condizioni di poter essere vissuto come uno spettacolo. Ragazzi, allo stadio non ti puoi avvicinare a una toilette. Ragazzi, chi frequenta gli stadi, è vergognosa la situazione di uno stadio. Allora, vai allo Juventus Stadium, c'è il museo, ci sono i negozi, ci sono le cose, e cambia la gente e il modo di viverlo, e abbassi i toni. Per questo io sono contro le barriere, fermo restando che poi ovviamente da uomo delle istituzioni, ovviamente laddove c'è un'istituzione preposta alla gestione dell'ordine pubblico, ovviamente è giusto. Sottoscriverebbe quindi l'hashtag lanciato ieri da Spalletti e dalla Roma, famo sto stadio, anche per lo stadio della Roma? Sì, ma io poi peraltro ero in una giunta del Comune di Roma quando insomma votammo lo stadio della Roma, per cui io sostengo che insomma lo stadio, io sono favorevole a qualsiasi cosa avvenga all'interno di un sistema di regole che sia rispettata e che sia a beneficio, in questo caso, di un'iniziativa imprenditoriale di tipo privatistico, ma anche che abbia un'utilità pubblica per ovviamente quello che è perché la vostra giunta, dico la vostra giunta, nel senso la giunta nella quale la chiamò a collaborare Marino, non era apparso un progetto, un ecomostro di dimensioni? No, se ne ravvisò la pubblica utilità rispetto a quelle che sono le varie iniziative. Dunque, casomai ci è rimasto un po', almeno a me è rimasto, ma penso anche a te, il cruccio del Flaminio abbandonato, viripeso. Flaminio è una delle più grandi ferite, insieme alla vela di Calatrava e qualche altra che ci portiamo appresso insomma nella nostra città, che noi si possa vedere, perché però anche lì è la dimostrazione di come oggi bisogna guardare ad un eventuale percorso sugli stadi in maniera intelligente. Prima ancora di pensare a uno stadio bisogna pensare alla sostenibilità della gestione economica di quello stadio, creare delle infrastrutture sportive per le quali poi non c'è un modello di gestione economica a seguire rispetto a un evento sportivo, significa decretarne la morte lenta ma impetuosa.
In questo caso lo Stadio Flaminio io credo che sia non solo una ferita, ma veramente un'offesa, uno scempio. Io quando ero in Giunta Marino, ma al di là di questo, al di là della Giunta, no, Giunta da cittadino e da uomo di sport, ritengo che mi sembra impossibile, inimmaginabile che non ci possano essere idee. Un'idea la avemmo quando all'epoca era presidente della Federcalcio Giancarlo Abete, io proposi a lui di poter prendere in gestione il Flaminio da parte della Federcalcio, farne una bella casa del calcio giovanile, del calcio femminile, magari ospitare anche i raduni della nazionale, e sai quanta gente avrebbe piacere poter vedere al centro di Roma i propri idoli con maglia azzurra che si allenano. Ma nello stesso tempo avevo prospettato che all'interno di quello stadio, nel catino, nella parte interna, potesse essere ospitato un museo dedicato a Pierluigi Antonio Nervi, e nello spazio museale fra l'auditorium, il Maxi, il Parco del Foro Italia, che avrebbe rappresentato un momento anche per aiutare quel processo culturale a cui facevo riferimento prima. Cioè io vengo a visitare un museo che sta all'interno di un plesso sportivo e di uno stadio, quindi metti in moto... Come tutte le idee intelligenti sarà stata sicuramente bocciata. Come spesso succede. Capite perché io sto nel mio mondo paralimpico, perché quello che decido faccio. Però okay. siamo purtroppo quasi in chiusura. Io devo fare un'ultima domanda, bruciapelo. Solo un nome. Non me la fate fare. Tavecchio a Bodi chi voterebbe? Prego? Tavecchio a Bodi, chi voterebbe? Io non voto in Federcalcio. No, una risposta politica. Ma lo freghi, è difficile. È una risposta politica, non me l'aspettavo. No, io invece una domanda a bruciapelo, qui devi rispondere. Da grande, farai il presidente del CONI o il presidente della Federcalcio? Io da grande... Meglio la domanda mia allora. Qualsiasi giornalista ti avrebbe fatto, una domanda banale ma ovvia, scontata. Non la facessimo saremmo... Già sono pizzicati. Grande, ahimè ho la barba bianca, non fare a furbo. Memoria della mia non età, fare furbo. E faccio il presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Beh, è anche un uomo politico di un certo spessore, come abbiamo capito. Grazie a Luca Marcalli. Grazie davvero, è stato un piacere averlo. A parte che mi avete fatto vedere Antonello, però vabbè. Questi abbiamo noi. Poteva anche andarle peggio.